C'è una poesia bellissima che io ho in prestito messo nel programma di Germana Bruno e dice: se tu sposti l'immondizia in buona sostanza e viene fuori la bellezza, allora a Trapani bisogna per davvero togliere la spazzatura, l'immondizia. Questa non è raccolta differenziata, questa è una vergogna indifferenziata. Fare il porta a porta spinto con i cassonetti e quant'altro, le giornate come abbiamo fatto ad Erice, potenziare il servizio e poi soprattutto spingere verso un progetto innovativo. La discarica di Trapani riceve l'umido da parte di tutti i comuni del comprensorio. Bisogna lì fare un'operazione individuando dei privati perché quell'umido da rifiuto possa diventare ricchezza, possa diventare energia, biometano. Non racconto sogni, sono verità che già esistono dalle parti del Trentino e quant'altro. Basta andare su Google e cercare biometano. Scopriremo che il metano, che per il 99% è una salute più pulito, è guarda caso proviene proprio dalla spazzatura, dall'immondezza. Scopriremo così in questo modo anche la bellezza dell'ambiente.